Slow Wine 2025, siamo ad Albenga, siamo insieme ad Andrea Magliano, l'enologo della Tenuta Colombera e dell'azienda De Peri, e a casa della Tenuta Colombera stiamo assaggiando dei bellissimi vini proprio a vista mare, guardiamo il mare. Oggi parleremo per questa edizione dei vini di pronta beve, come in Liguria qualcosa si muove e soprattutto come interpretiamo questi appunto vini di facile beve. Sì, assolutamente. È una cosa un po' particolare perché abbiamo snellito il più possibile l'ormeasco in versione anche rosato, quindi raccolgo abbastanza presto quando l'uva è sana e bella integra, intorno ai primi 10-15 giorni di settembre, quindi gradazioni un po' più leggere, e interpreterò un ormeasco chartreuse leggermente diverso da quelli un po' più, diciamo, strutturati, quindi un po' più facile bene. Quello chartreuse appunto è una storia, una tradizione antica, perché è un disciplinare di produzione di vini rosato in Liguria. E storicamente erano colori un po' più intensi, un po' così. Più intensi. E quindi oggi il nostro modo di interpretare una realtà emergente, così, anche perché oggi la richiesta di mercato va in questa direzione, più freschi, più beverini. Sì, io non sono voluto scendere proprio a compromessi, nel senso che mi è stato chiesto anche di fare un stile provenzale, quindi proprio buccia di cipolla, cosa che non sarebbe ovviamente realistico, no? Anche in base al, proprio alla grandezza dell'acino e al colore che ha poi l'acino dell'ormeasco. Questo però ha fatto un rosato, diciamo, di facile beva, quindi improntato con un bianco, e diciamo che vado direttamente in pressa, quindi lavorato proprio come un bianco, come un vermentino, come un pigato, e cerchiamo di snellirlo il più possibile e farlo più immediato. Questa bella Liguria, belli secchi, salati. Sì, assolutamente sì. Quindi una bellissima interpretazione di Liguria contemporanea. Grazie Andrea. Grazie a voi.